Non è bello delegare a un'altra persona che poi una cosa è privata. Dobbiamo essere indipendenti perché siamo sordi, possiamo essere alla pari di una persona udente. Non ci sono limiti che ci impediscano di vivere. L'autonomia è alla base di una vita dignitosa. Lo sa bene chi a causa di un qualche problema è costretto a dipendere dagli altri, perfino in una situazione di ormai normale quotidianità, come ad esempio in un controllo di polizia. Con l'app Municipium del Comune di Pescara e Telegram SOS Sordi, anche le persone non udenti potranno comunicare con un click. Allora dobbiamo offrire dei servizi per facilitare l'autonomia e la vita delle persone sorde, dei servizi di accessibilità come servizio SOS per le persone sorde in caso di emergenza, in caso di furto, di incidente. Allora dobbiamo avere un punto di riferimento su contattare la polizia perché non sappiamo situazioni di difficoltà, chi deleghiamo. Allora ha creato un collaboro con l'associazione Emergenza Sordi, l'ho portato qui in Abruzzo perché voglio che l'Abruzzo sia una regione a pieno livello di accessibilità. Voglio che Pescara, Montesivano e anche altre città abbiano un'accessibilità per le persone sorde. L'iniziativa scaturisce da una partnership tra l'associazione Emergenza Sordi e il Comune di Pescara, con il supporto della Polizia Municipale e dell'associazione Accessibilità e Eventi DEAF APS di Montesilvano. Per le forze dell'ordine alcune raccomandazioni, come ad esempio lo stare attenti a mostrare il labiale parlando lentamente, magari senza puntare torce che possano impedire la visuale, oppure non sorprendere un non udente alle spalle. Il principio di base comunque è sempre quello del buon senso e del venirsi incontro. Siamo veramente fieri di aver fatto questa app che permette con un solo clic l'aiuto a tutte queste persone che si potranno trovare in difficoltà e quindi un'accessibilità immediata. Cosa significa immediata? Che scaricando l'app Municipium, trovandosi in qualsiasi tipo di difficoltà, loro riusciranno con il telefonino e con un solo clic a chiamare subito la squadra dei vigili che interverranno immediatamente.